Bentornati a Cattoliche dintorni. Dalla Cattolica di Via Trieste ci siamo spostati in Via Tosio presso l'Ateneo, dove è in programmazione una serie di incontri dedicati a Dante, la commedia per immagini curata dal professor Bortolo Martinelli. La novità è che Dante viene proposto partendo dalle immagini, e le quali verranno commentate appunto dal professor Martinelli e i testi letti da alcuni attori educatori del CUT La Stanza. Vediamo e andiamo a incontrarli. E ordinarono in Arno sopra barche e navicelle palchi, e feciomvi la somiglianza e figure dell'inferno con fuochi e altre pene e martori, e uomini contraffatti a demonia, orriboli a vedere, e altri i quali aveano figure d'anime ignude. Gianpaolo e Marco, voi siete due educatori, attori, che vi siete prestati per questa iniziativa ad interpretare, a rendere più fruibile il testo dantesco. Qual è il vostro ruolo esattamente in questa iniziativa? Beh, noi siamo appunto educatori della teatralità e quindi c'è questa doppia competenza. Siamo educatori piuttosto che insegnanti che lavoriamo su un piano educativo espressivo. In particolare in questa manifestazione leggeremo Dante, quindi l'idea che anche culturalmente, noi che veniamo dalle scienze umane e filosofiche, scienze della formazione, e quindi abbiamo non il teatro come spettacolo, ma l'idea della relazione fortemente educativa e l'aspetto culturale, e quindi ci mettiamo a disposizione del pubblico cercando questa relazione attraverso poi un testo che è quello di Dante, quindi questo connubio da una parte dell'aspetto pedagogico e dall'altro anche l'aspetto culturale. E come vi differenziate da un attore che legge semplicemente un testo dantesco? Qual è la novità? Beh, la differenza parte proprio da quello che è il nostro specifico. Quindi noi non siamo più attori professionisti, ma utilizziamo più il teatro per cercare la relazione, quindi con la persona. Quindi le tecniche appunto teatrali sono indirizzate non tanto per la spettacolarizzazione fine a se stessa, ma per cercare la comunicazione con la persona. Quali sono questi ingredienti della messa in scena? Beh, questi ingredienti appunto è l'utilizzo dei linguaggi teatrali, quindi il linguaggio appunto verbale, non verbale, l'utilizzo appunto dello spazio, nel quale appunto non si esclude lo spettatore all'interno di questi linguaggi, ma viene coinvolto all'interno proprio di quello che è il messaggio appunto del teatro, della commedia, di quello che viene rappresentato. Che tipo di formazione avete alle spalle? Appunto, la formazione è quella di insegnanti, siamo insegnanti piuttosto che educatori, quindi veniamo da scienze della formazione, ma anche scienze dell'educazione, ma anche scienze umane e filosofiche, e dove il teatro, quindi le arti espressive, diventano per noi un mezzo, uno strumento educativo, espressivo, ma anche culturale, quindi di trasmissione, di accrescimento culturale. Per gli studenti che ci stanno seguendo, quale tipo di percorso possono fare? Beh, la cosa interessante, penso appunto con questo evento, è il fatto di avvicinare quindi Dante a chiunque, e quindi il piacere proprio della lettura stessa, il fatto che non siano appunto degli attori professionisti a presentarlo vuole proprio far avvicinare il testo, far vedere che è fruibile per chiunque, e il piacere stesso della lettura può essere un modo proprio per avvicinarsi maggiormente, un primo passo, ecco, per poi conoscere più approfonditamente questa grande opera. E le letture di Benigni, prendete spunto da lui o è una cosa diversa? No, beh, le letture di Benigni non possono essere prese uno spunto, nel senso che Benigni è unico, è lui, non è un modello per noi. L'idea proprio che noi portiamo avanti è che ognuno è modello di se stesso, deve essere modello di se stesso anche dal punto di vista espressivo, e quindi la possibilità per chiunque di esprimere attraverso le arti espressive. Quindi lui è un unicum che fa il suo spettacolo. Dottor Morgano, direttore di sede dell'Università Cattolica, le chiediamo di fare un po' un bilancio di come sono andate queste immatricolazioni. Ormai è passato anche dicembre, i trasferimenti si sono conclusi, che considerazioni possiamo fare? Beh, direi innanzitutto considerazioni davvero positive. I dati che abbiamo fornito di recente riguardano le lauree triennali, che sono la gran parte dei corsi ovviamente di primo livello, ma anche Scienze della Formazione, che ha una laurea quadriennale, e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che ha una sua tipologia.
Abbiamo da completare ancora i dati relativi alle specialistiche perché, come noto, si consente agli studenti il completamento del percorso di laurea delle triennali, potendo peraltro, se lo ritengono nel frattempo, come uditori frequentare in vista del completamento degli studi e della formalizzazione dell'iscrizione. Comunque mi pare che i dati possono essere riassunti in questi termini: circa 1000 matricole in più, un dato mi pare assolutamente rilevante, tutte le facoltà che operano a Brescia con corsi di laurea hanno avuto un incremento di iscrizioni. Quali sono stati i corsi più scelti? I corsi più scelti sono, da un lato, diciamo, una novità che preferisco anticipare, cioè il raddoppio di scienze matematiche, fisiche e naturali, una facoltà, come noto, che ha difficoltà di norma in tutta Italia e che vede invece la nostra sede quest'anno raddoppiare gli iscritti. Altra novità che ha caratterizzato l'offerta formativa per l'anno accademico che è in corso è ovviamente l'apertura del corso di laurea in psicologia, numero chiuso a 100, però gli studenti che desideravano iscriversi erano francamente assai di più, abbiamo dovuto ovviamente fare una selezione su quasi 250 studenti. Ancora si conferma un forte radicamento per scienze della formazione, in particolare primaria, che abilita l'insegnamento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, si confermano peraltro sia scienze linguistiche e letterature straniere, sia per quanto riguarda il corso più tradizionale legato all'insegnamento, sia quello legato invece all'attività presso realtà imprenditoriali, e ovviamente anche il cosiddetto polo umanistico, mi riferisco al corso tradizionale umanistico, proprio anche qui prevalentemente per l'insegnamento di lettere, e all'altro invece al mondo dello spettacolo e quant'altro, cioè al corso relativo allo stage. Comunque un bilancio assolutamente, per quanto ci riguarda, positivo, che semmai ci impegna ad un di più rispetto ovviamente alla necessità di rispondere meglio alle attese degli studenti e delle loro famiglie. In questi mesi gli studenti stanno già iniziando a guardarsi in giro, soprattutto quelli di quinta superiore ovviamente. Per il prossimo anno accademico ci sono già in cantiere delle novità? Beh, diciamo che in questo momento una riflessione è in corso, credo, in tutte le università, lo dico volutamente, a seguito di quelli che sono gli indirizzi che il Ministero stava elaborando. Siamo in una situazione un po' del tutto particolare con la crisi di governo che si è aperta circa la conferma o meno degli indirizzi. C'è una riflessione in corso in tutte le facoltà per l'offerta formativa, che peraltro oggettivamente non avrebbe potuto riguardare l'anno accademico 2008-2009, ma il 2009-2010. Si è chiuso in questi giorni il bando Erasmus, ovvero la possibilità di trascorrere parte dei propri studi in un'università d'Europa. Noi abbiamo chiesto a Giorgiana, studentessa di scienze linguistiche, di raccontarci com'è andata la sua esperienza ad Angers. Allora Giorgiana, che facoltà frequenti? Sto frequentando la facoltà di lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica di Brescia. E a che anno sei? Sto per laurearmi a febbraio, se va tutto bene mi lauro. E a che anno hai scelto di fare questa esperienza Erasmus? L'ho fatto l'anno scorso, quindi all'ultimo anno, nel terzo anno. E quali sono state le opzioni che l'università ti aveva proposto? Allora, ho scelto la Francia, ho scelto Angers. Ce n'erano due, Saint-Étienne, un po' più al sud, e Angers, nella regione Pays de la Loire. Qual è stato l'iter burocratico che hai dovuto seguire per poter fare questa esperienza? La domanda si fa prima di tutto presso l'ufficio delle relazioni internazionali e ti stanno seguendo abbastanza bene, devi scegliere tra le opzioni che loro ti danno, poi scegliere se vuoi abitare in una famiglia oppure in un appartamento. Ci sono tante domande, tu devi solo scegliere, è abbastanza semplice e poi comunque ti seguono molto bene. Come hai fatto a rintracciare gli esami che potevano essere compatibili con il tuo percorso di studi in Italia? C'è un professore che ti segue durante... Io sono stata per 10 mesi, quindi durante 10 mesi c'è stato un professore qui a Brescia che mi ha seguito e con cui sono consultata per gli esami che dovevo fare lì e che mi sarebbero poi riconosciuti qui in Italia. E come hai trovato un appartamento? Con chi lo condividevi? Ti sei trovata bene con loro? Ho scelto tutto prima di partire, quindi l'università mi ha scelto la famiglia, perché ho voluto avere una famiglia per la lingua. E
quindi già era tutto organizzato. Io sono arrivata lì, era tutto organizzato. E ti sei trovata bene con loro? Sì, benissimo, molto bene. Sì. È stato faticoso dare gli esami e seguire le lezioni in un'altra lingua? Seguire le lezioni no. Dare gli esami sì, perché il sistema è molto diverso. Quindi per esempio per essere riconosciuto un esame, solo un esame devi passare due o tre lì in Francia, per essere riconosciuto solo uno qui in Italia, poi dipende sempre. Però no, è stato anzi molto molto interessante. Ora passiamo alla parte più divertente, raccontaci qualcosa di Angers, i locali, la gente, cosa facevi? Essendo una città molto studentesca, ci sono tantissimi studenti Erasmus tutti gli anni, la vita fuori università era molto attiva e c'erano tante feste organizzate solo per noi, tante gite in tutta la Francia, quindi posso solo consigliarlo. Grazie mille Giorgiana. E a voi.